Giorgio Manetti sbarca in Honduras. L'ex protagonista di Uomini e Donne è pronto a regalare nuove emozioni ai propri fan all'Isola dei Famosi. Giorgio Manetti potrebbe essere un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi 2019. Il reality in onda dal prossimo anno su Canale 5, e condotto da Alessia Marcuzzi, è pronto a ritornare in onda con nuovi concorrenti. Giorgio Manetti e l'addio a Uomini e Donne. Giorgio Manetti, ex protagonista di Uomini e Donne, ha rilasciato recentemente un'intervista al settimanale SPI. L'ex cavaliere del trono aveva deciso lo scorso anno di lasciare il programma di Maria De Filippi e dedicarsi ad altri progetti lavorativi. Dopo aver chiuso la sua storia con Gemma Galgani, il gabbiano non è riuscito a trovare la sua anima gemella, abbandonando così il format. Tale decisione è stata presa soprattutto a causa di Gianni Sperti, che per mesi non ha smesso di criticarlo. Giorgio Manetti sbarca all'Isola dei Famosi. Giorgio Manetti, durante l'intervista, ha affermato che almeno per il momento nessuno della redazione dell'Isola dei Famosi l'ha contattato. Nonostante tutto, il 60enne ha ammesso di essere pronto a sbarcare in Honduras. Sono pronto a fare il naufrago, e potrei durre anche fino alla fine del reality. Vi prometto che sarò il nuovo Raz Degan. L'obiettivo dell'ex cavaliere del trono over sarebbe quello di testare la sua potenzialità e i suoi limiti, mettendosi alla prova a 360 gradi. Il tutto ovviamente seguendo la sua filosofia di vita, detta il Giorgio Pensiero. Giorgio Manetti pronto a mettersi in gioco per l'Isola dei Famosi. Giorgio Manetti, nel corso dell'intervista, ha spiegato inoltre di avere grandi qualità per partecipare all'Isola dei Famosi. La sua determinazione e il suo mostrarsi superiore ha sempre avuto la meglio nel corso della sua vita, e portare nel reality tali potenzialità potrebbe essere una buona carta vincente, ha spiegato.